Buonasera, benvenuti all'appuntamento con il jazz. La scorsa estate avevamo trasmesso in diretta da Sant'Anna Arresi il concerto di Hermeto Pascoal, nome storico importantissimo della musica brasiliana, quella più vicina al jazz, ma che ha anche una fama internazionale. Hermeto Pascoal aveva presentato due concerti diversi a Sant'Anna Arresi e questa sera ascoltiamo il secondo, quindi torniamo, mentre si prepara appunto la nuova edizione del festival, torniamo alla vecchia edizione. Il concerto di questa sera nasce con una dedica a Gil Evans e sentirete la cantante Aline Morena che racconta un aneddoto che riguarda proprio Hermeto e Gil Evans, nel quale appunto Gil Evans dichiarava che Hermeto era il più grande arrangiatore del mondo. Lei stessa parla un italiano perfettamente intellegibile, quindi lo risentirete. E quindi i brani, soprattutto della prima parte, sono dedicati a Gil Evans e si arriva tra l'altro anche proprio a un brano che si intitola proprio così, Viva Gil Evans. Per chi già conosce la musica di Hermeto Pascoal, magari per chi ha ascoltato il concerto l'estate scorsa in diretta, non sarà difficile ritrovare quella stessa atmosfera di festa, atmosfera giocosa, spinta quasi al limite dell'intellegibilità da un punto di vista radiofonico, perché c'era sicuramente anche una forte presenza scenica e che quindi, non essendo possibile riprodurre in video il concerto, sfugge, quindi magari talvolta alcuni momenti possono risultare un po' più oscuri o meno netti. E in questo senso ci sono per esempio diversi episodi che potremmo definire ai confini tra il rumorismo puro e il gioco, la rappresentazione ironica, momenti quindi appunto anche degli intermezzi piuttosto lunghi con piccole percussioni che contribuiscono tutte quante a dare l'idea della festa che si consumava sul palcoscenico e anche tra il pubblico, evidentemente l'idea di uno spettacolo concepito non come un puro e semplice concerto, ma concepito come una sorta di happening giocoso nel quale accadono varie cose, nel quale la musica non sempre segue l'ordine prestabilito, nel quale si può partire da una parte e poi fermarsi, interrompersi per cambiare completamente direzione e poi magari tornare laddove ci si era fermati, oppure addirittura intraprendere una strada nuova, ovvero un nuovo brano musicale, per esempio. Insomma, il tutto appunto legato a un'idea di happening musicale che non sempre, come detto, rispetta le coordinate più tradizionali del concerto e che quindi diventa un po' più difficile talvolta al semplice ascolto. Di tutto questo fa parte anche il fatto di far cantare il pubblico, che è una vecchia pratica che serve, come dire, a rinsaldare i legami tra gli artisti sul palco e il pubblico all'ascolto, e così come alla fine succede anche un'altra cosa abbastanza tipica con i musicisti che abbandonano il palco continuando a suonare, quindi il suono che via via sfuma in maniera naturale. Hermeto Pascoal, vari strumenti, percussioni, tastiere, voce, i Tiberi Zvarga al basso, Marzio Baia alla batteria, Fabio Pascoal alle percussioni, Vinicius Dorin al flauto e al sassofono, André Marques al pianoforte, Aline Morena alla voce e alla viola. Questa la formazione per questo concerto di Hermeto Pascoal dedicato a Gil Evans, registrato a Sant'Anna Arresi in Piazza del Nuraghe il 1 settembre del 2012 per il festival ai confini tra Sardegna e jazz. Quasi un'ora e mezza di musica in compagnia di Hermeto Pascoal. Buon ascolto. Buonasera a tutti. Vorrei raccontarvi un particolare che ha successo fra Hermeto e Gil Evans. Hermeto stava preparandosi per fare uno spettacolo in New York con Ayrton Moreira, Flora Purim e Opa Trio, quando è arrivata la notizia che Gil Evans assisterebbe al concerto, cosa che faceva spesso quando Hermeto suonava lì. Ugo Fattoruso, dell'Opa Trio, è arrivato spaventato perché Gil Evans stava concedendo una intervista a rispetto del premio che doveva ricevere come il migliore arrangiatore del mondo. E ha fatto chiamare Hermeto, dicendo che per lui era Hermeto il migliore arrangiatore. Un'altra volta, Gil Evans ha chiesto a Hermeto un arrangiamento per suonare con la sua band in Europa. Ossia, sempre ha avuto una grande affinità musicale e un'amicizia spirituale fra i due. Quindi, per tutto questo, dedichiamo questo concerto a Gil Evans
e anche la musica Viva Gil Evans, che Hermeto ha scritto in omaggio a lui tanti anni fa. Un ottimo concerto a tutti. Thank you.
Thank you.
Yeah.
Adesso la musica Viva e Gil Evans, di Hermeto Pascoal. Thank you.
vai. Mais uma.
Thank you.
Thank you.
Compleanno di André Marques, il pianista. E o que vem na cabeça? Mais uma música, eu vou lá tocar piano para cantar junto. Perdón.
E con questo momento così di presentazione finale dei musicisti, avete sentito che c'era molto parlato. Aline Morena ha parlato in molti momenti, sia in apertura che poi durante il concerto di Hermeto Pascoal, un concerto importante dedicato a Gil Evans, con Hermeto Pascoal,
polistrumentista, Itiberes Warga al basso, Marcio Bahia alla batteria, Fabio Pascoal alle percussioni, Vinicius Dorin al flauto e al sax, André Marques al pianoforte e Aline Morena voce e alla viola. La registrazione era effettuata a Sant'Anna Arresi, Piazza del Nuraghe, il 1° settembre dello scorso anno. Vedrete che a breve arriverà la messe dei concerti nuovi, perché Pino Saulo, Radio 3 e il jazz di Radio 3 seguono sempre da vicino il festival di Sant'Anna Arresi.